Calisi pronto? Sì, forte. Oddio, è morta mamma! Ma che dici? Sei pronto? Per cosa? Sì. Due veri esperti del palcoscenico che hanno mandato il teatro in visibilio. Applausi a scena aperta per il duo Massimo D'Apporto e Tullio Solenghi, che ieri hanno calcato il palco del Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona con la commedia Quei Due. Una serie di piccoli e grandi colpi di scena che hanno spinto il pubblico a riflettere su tematiche sempre attuali, quali l'amore che dura tutta la vita, il valore della vita stessa, la discriminazione sessuale da sconfiggere. Ottimo, veramente, una bella partecipazione, una bella empatia. Poi sono temi anche abbastanza scabrosi e vedo che sa, è un pubblico che ha la maturità di accettare e condividere questi discorsi che facciamo, sconfiggere finalmente questa discriminazione sessuale che ci ha attanagliato per anni. Ecco, il palco di Sulmona, il Caniglia, sappiamo anche che è un palco ambito, non so se lei già conosceva la città. Sì, assolutamente sì, è una tappa di quelle che si ricordano e che si fanno sempre volentieri, proprio perché c'è una bella presenza, una bella tradizione di presenza in sala, insomma. E la vostra commedia capita in una rinascita della stagione di prosa, qual è il suo augurio per Sulmona? Beh, se si parla di prosa, si parla di teatro, l'augurio è che possa masticare teatro, tornare a masticare teatro come nei tempi più gloriosi e più fortunati di questo meraviglioso mestiere, che è quello di fare l'attore, che ogni volta che si viene qua si riscopre in tutta la sua gioia, in tutta la sua passione. Per il Caniglia continua a tirare il vento della rinascita, lo stesso vento che portò il 6 gennaio a Sulmona l'attore Giulio Scarpati, che ieri ha fatto salire sul palcoscenico due grandi nomi del teatro nazionale.